Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza, grazie anche a chi ha organizzato questo evento in cui cercherò un po' di presentare alcuni risultati di ciò che si può ottenere studiando contesti di tipo paleolitico, nello specifico contesti abitati dall'uomo di Neanderthal, sotto varie metodologie di studio. Per fare ciò, un primo aspetto riguarda proprio capire che cos'è la storia dell'umanità. Noi tutti siamo abituati a una cosa che trovo quasi paradossale, cioè il fatto che in tutti i manuali di storia normalmente ci sono pagine e pagine che riguardano le descrizioni degli eventi avvenuti negli ultimi, grosso modo, 2000 anni. Dopodiché tutto ciò che è avvenuto prima, se è riportato, normalmente è compattato in pochissime righe. Ebbene, in realtà, se noi proviamo a fare un esperimento, a rappresentare con la lunghezza di un braccio la storia dell'umanità dalla comparsa dei primi strumenti litici, quindi dalle prime evidenze di un comportamento un po' più moderno rispetto agli altri primati, beh, ci si rende conto che la situazione è ben diversa. Cioè, tutto il paleolitico, nel suo complesso, occupa l'intera lunghezza del braccio, della mano e anche, buona parte delle dita. Quindi la storia che per noi è post-paleolitica, dal Neolitico in poi, per capirci, a stento riesce ad entrare nella lunghezza di un'unghia, quei famosi 2000 anni e passa di storia trattati nei libri, a stento, all'interno di questa raffigurazione, riuscirebbero a stare nell'ultima linea rossa che vedete qui rappresentata. Da notare anche come all'interno di questo lungo periodo la comparsa della nostra specie, cioè l'uomo anatomicamente moderno e pressappoco in maniera quasi contemporanea dell'uomo di Neanderthal, siano tutto sommato anche abbastanza recenti, circa 300.000 anni fa. Neanderthal, come è stato precedentemente detto, appunto si estingue, poco dopo la diffusione in Europa dell'uomo, moderno, intorno facendo una media a 40.000 anni. Ma esistono dei libri, degli archivi in cui sono custodite le storie di questo così lungo periodo? In realtà sì, ci sono, però sono rappresentate attraverso una forma differente, cioè non si tratta di una raffigurazione scritta di pagine fatte di carta. Le nostre pagine sono pagine fatte di sedimento, in cui si susseguono più strati. Ciascuno di questi strati contiene una serie di storie naturali, ambientali, se vogliamo, ma anche storie umane, laddove i livelli appunto custodiscono tracce di occupazioni del passato, di questo passato così remoto della nostra storia. Per poterle leggere però è necessario un approccio, un metodo di scavo in primo luogo, molto rigoroso. Lo scavo deve essere estremamente meticoloso, stratigrafico, quindi seguire i vari strati e documentare qualunque tipo di variazione, di relazione spaziale esistente tra le evidenze che noi andiamo ritrovando. Dopodiché, noi seguiamo anche una certa strategia di scavo, possibilmente basata sull'utilizzo di quadrati, di settori. Il sedimento proveniente da ciascuno di questi settori che noi utilizziamo per il nostro scavo viene convogliato in un'altra parte, del cantiere, in cui una seconda squadra si occupa del processamento di questo sedimento, quindi viene inizialmente setacciato a secco, poi lavato e quindi sottoposto ad un'accurata vagliatura, per cui i materiali anche più piccoli, più infinitesimali se vogliamo, vengono raccolti e suddivisi per macrocategorie, quindi microfauna, litica, macrofauna, così via dicendo, a seconda di quello che c'è nei siti. A questo punto, una volta che il materiale è tutto ben diviso, il lavoro sul campo si può considerare in certo senso concluso. Comincia, poi però quello che diventerà il lavoro di studio, quello di laboratorio, che è un lavoro che non è come un tempo, relegabile all'azione di un singolo studioso, tuttologo, quasi secondo un modello ottocentesco, se vogliamo. È sempre più, e per fortuna, un lavoro integrato, fatto di molti specialisti di diverse discipline che interagiscono tra di loro per riuscire a trovare
oltre ai legami tra i rispettivi dati, anche una più accurata e più profonda conoscenza della storia. La multidisciplinarietà e soprattutto l'interdisciplinarietà, le parole chiave appunto della nostra ricerca. E qui concluderei un po' con quello che è stato presentare in maniera abbastanza rapida, se vogliamo anche, quella che è la parte introduttiva, ma importante anche, legata al processo in qualche modo dello scavo e poi dello studio. Questo per far capire quanto complessa sia in realtà nel suo insieme. Presenteremo adesso invece dei risultati relativi a due studi, a due siti in particolare, localizzati entrambi in Puglia, Grotta Santa Croce, Biceglie, Riparo lo Scurusciuto, Ginosa. Entrambi questi siti sono stati scavati negli ultimi decenni dal Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena, col contributo chiaramente delle comunità locali, dei comuni di Biceglie e di Ginosa rispettivamente, ma anche col contributo di volontari o comunque di persone del posto che hanno dato veramente una mano importantissima nella ricerca. Per quanto riguarda Biceglie, per esempio, il gruppo Scout per lo Scurusciuto, la sede locale di Legambiente, oltre chiaramente a tutte le altre istituzioni come la Soprintendenza, senza il cui concorso chiaramente i risultati che andrò a presentare sarebbero stati impensabili. Grotta Santa Croce si trova in un contesto di dolce incisione fluviale, in un contesto calcareo, si chiama una lama, ed è una grotta che ha restituito dei reperti davvero interessantissimi. Per fare un esempio, solo all'interno della grotta, per esempio, sono state ritrovate, oltre a delle pitture rupestri, anche una stuoia del Neolitico, quindi anche un reperto abbastanza poco comune rispetto a quelle che possono essere le nostre abitudini. Ciò che però andrò a presentare è più che altro focalizzato su quello che noi chiamiamo il talus, cioè la parte del deposito esterno alla grotta, laddove gli strati cominciano a immergere praticamente verso il fondo della lama, dove scorreva l'antico torrente. Sono stati effettuati studi in particolare sulla produzione litica, nonché anche sull'utilizzo poi degli strumenti prodotti e sulla fauna. Per quanto riguarda la produzione, l'aspetto veramente interessante è che esistono più metodi di produzione, attestati di fatto in maniera contemporanea all'interno di questi strati. E ciò che è interessante è osservare come a ciascun tipo di metodo di produzione, che non starò chiaramente ora a descrivere nel dettaglio perché sono comunque abbastanza complessi, corrispondono comunque delle categorie di prodotti più o meno definite. Inoltre, in linea di massima, noi possiamo distinguere, e questo vedremo sarà abbastanza importante in seguito, tra una produzione allungata e una produzione corta, cioè tra lame fondamentalmente e schegge corte. Ma come venivano utilizzati poi questi strumenti? Siamo in grado di dirlo? È stato effettuato certamente uno studio su un campione di strumenti provenienti da quest'area dell'accampamento. E ciò ha dato dei risultati abbastanza importanti, perché tra le varie cose, uno degli aspetti più rilevanti è per esempio il fatto che mentre la produzione corta era in qualche maniera utilizzata per più tipologie di funzioni, di scopi, quindi diversi tipi di azioni, la produzione allungata sembra invece molto più di tipo specialistico, veniva utilizzata prevalentemente in attività di taglio. Peraltro anche di materie dure. Quindi questo è abbastanza importante perché vedete come interagendo con i dati che abbiamo discusso precedentemente vengono fuori alla fine delle evidenze anche abbastanza complesse che ci raccontano molti aspetti del comportamento di questi neandertaliani. Dati altrettanto interessanti vengono fuori dallo studio delle faune. Nello specifico, i dati sono anche abbastanza curiosi per alcuni versi perché vediamo la quasi totale presenza di due specie, cioè il cavallo e l'ulo. Ciò di per sé anche è relativamente strano perché noi di solito nei siti troviamo comunque una predilezione per più specie di ungulati, di solito 4-5 specie. In questo caso ne abbiamo solo due.
Questo potrebbe però in realtà, come alcune recenti datazioni sembrano confermarci, essere più che altro un indizio di tipo paleoclimatico. In entrambi i casi, infatti, sia l'uro che il cavallo selvatico sono specie caratteristiche di ambienti aperti e aridi. E quindi è plausibile che i neandertaliani, che sono artefici di queste cacce, fondamentalmente siano vissuti in Puglia in una fase di questo tipo, fase freddo-arida. L'altro aspetto interessante è la quasi totale presenza di individui adulti, che potrebbe essere un indizio di una strategia di caccia di tipo selettivo. Ma altri dati importanti vengono anche dall'analisi dell'insieme faunistico considerato dal punto di vista anatomico. Osserviamo infatti come non tutte le ossa dello scheletro di questi due ungulati siano presenti all'interno dell'accampamento. Le ossa colorate in rosso, cioè i distretti anatomici che sono presenti, sono rappresentativi di ciò che nel sito effettivamente è stato trasportato, quindi di fatto il cranio, la testa e gli arti, quindi di fatto quelle parti dell'animale che contenevano più carne. Il resto, quindi la colonna vertebrale, il tronco, probabilmente venivano abbandonati nel luogo di caccia, dove subivano una prima fase di macellazione. Ma ciò che è ancora più interessante è che comunque trova anche molti confronti, una certa ricorrenza anche in altri siti musteriani, cioè le Neanderthal, è la mancanza di alcune parti anatomiche che noi ci aspetteremmo di trovare, alla luce però di quello che abbiamo visto prima. Per esempio, per quanto riguarda il cranio, a noi risultano decisamente sottostimati gli incisivi e quindi tutta la parte anteriore del cranio. Ciò potrebbe indicare una frattura, magari anche nel luogo di caccia, questo non lo sappiamo con certezza, finalizzata al fatto che queste parti evidentemente non gli servivano e loro volevano estrarre il cranio con le parti più utili per la loro alimentazione. Per quanto riguarda invece gli arti, la situazione è leggermente diversa. Noi abbiamo un'enorme abbondanza di diafisi, mentre le epifisi e in generale tutte le ossa spugnose sono praticamente assenti. Sapendo che non esistono evidenze di tipo tafonomico che possano indurci a pensare che questa assenza sia legata a distruzione post-deposizionale, per esempio la presenza di predatori è assolutamente non attestata, cioè non c'erano predatori, evidentemente queste parti mancanti in qualche modo debbono essere imputate all'azione stessa dell'uomo. Quindi è l'uomo che ha raccolto queste parti e le ha distrutte. Per quale ragione? Questo è un po' argomento di discussione anche a livello internazionale, peraltro. Si è ipotizzato per diverso periodo che potesse trattarsi in qualche modo di un comportamento legato allo sfruttamento di queste parti come combustibile all'interno dei focolari. In realtà si è potuto vedere dall'analisi di alcuni contesti come tali focolari probabilmente non avevano l'uso del combustibile. Fatto appunto con questo tipo di ossa. Riparo lo sconosciuto, l'altro sito che avevo poc'anzi citato, rappresenta un altro eccezionale esempio di occupazione neandertaliana. Peraltro qui dalle datazioni che voi potete osservare rispetto a questa parte della sequenza stratigrafica, perché in realtà è più profondo, che potete vedere, queste datazioni sono anche relativamente recenti rispetto all'esistenza del Neanderthal. Vi presenterò i dati di due siti, di due livelli, cioè in cui sono rappresentati più insediamenti, si tratta di palinsesti, cioè lo strato 13 e lo strato 11. Il primo lo definiamo palinsesto di breve durata, il secondo di lunga durata. La differenza dov'è? È nel rapporto tra la scala del tempo umano e la scala del tempo stratigrafico. Se noi ci rifacciamo al tempo al tempo umano, a quello che noi siamo abituati a percepire, un accampamento dovrebbe essere espressione di un singolo gruppo e quindi un singolo sito. In realtà noi dobbiamo vedere ciò in chiave diacronica, soprattutto alla luce del fatto che abbiamo di fronte dei cacciatori raccoglitori, che quindi erano nomadi. Loro si spostavano nel territorio con una ciclicità di un certo tipo. Per cui questi loro accampamenti avevano una certa durata, magari di alcuni mesi o di settimane, venivano abbandonati e così via dicendo. In sintesi, che cosa succede? Che in ogni singolo strato
Noi non abbiamo la fotografia di un singolo accampamento, ma di più accampamenti, che possono essere a loro volta espressioni di più generazioni. Tutto ciò chiaramente non è a prioristicamente noto, lo dobbiamo comprendere attraverso lo studio. L'analisi in particolare dello strato 13 ci ha fornito comunque dei risultati notevoli, perché per esempio noi siamo stati in grado di riconoscere diverse aree di attività, aree legate per esempio alla produzione litica, aree legate alle attività domestiche, quindi alla macellazione, al consumo delle prede che sono state trasportate nel sito, nonché all'utilizzo degli strumenti e non solo in attività magari di tipo alimentare, se vogliamo. Però oltre a questo abbiamo trovato qualcosa di notevole, due aree particolari legate ad attività, se vogliamo, molto particolari. Cioè l'attività del riposo, che probabilmente è proprio quella che è definita da questo spazio, in qualche modo, di riparo, compreso tra l'allineamento dei focolari e la parete, appunto, del riparo stesso. Un'area che, appunto, sembra non destinata ad attività d'altro tipo, come potete vedere nelle slide precedenti, perché, come nelle slide precedenti, sembra comunque associata alla presenza del focolare, anche perché dormire al caldo è sempre meglio che dormire al freddo, direi. A parte questa banale battuta, l'altro aspetto interessante è stato individuare anche una possibile area di manutenzione preventiva, cioè una pattumiera, laddove venivano accatastati i rifiuti più ingombranti, quindi le aree di attività venivano quindi periodicamente ripulite, tenute ben pronte all'utilizzo, e questi rifiuti periodicamente potevano anche essere buttati via. Quindi abbiamo a questo sito l'antenato della nostra pattumiera. Perché tutto questo nel suo insieme è interessante? Perché oltre a darci la visione di singole attività che sono state svolte all'interno dell'accampamento, ci danno anche una percezione del tipo di occupazione rappresentato dal sito. Perché soprattutto il discorso di una gestione preventiva, ma anche le aree di riposo, ma soprattutto nel suo insieme, la forte standardizzazione, o in qualche modo la strutturazione dello spazio in maniera molto netta, in termini di aree funzionali, con destinazioni funzionali ben precise, sono, come sappiamo dall'etnografia, caratteristiche di occupazioni relativamente lunghe, ovviamente sempre nella scala di cacciatori-raccoglitori, quindi potrebbero essere occupazioni stagionali o di qualche mese. È difficile, molto improbabile, trovare questo tipo di evidenze, soprattutto appunto la pattumiera, all'interno di occupazioni di tipo breve. Andando verso le conclusioni, a questo punto lo strato 13 ci ha dato una visione abbastanza interessante dell'accampamento. Ciò che è interessante però è vederla in rapporto anche a ciò che avviene dopo. E quello che potete vedere è che in realtà, ad una scala molto generale, il modello di occupazione è sempre lo stesso. Fondamentalmente c'è la nostra parete del riparo, rispetto alla quale in maniera diagonale viene impostato un allineamento di focolari. E le aree di attività sono legate a questa struttura di base, se vogliamo, con una probabili aree di riposo che vengono contenute all'interno, quindi del riparo, aree di attività più esterne, e quindi un modello abbastanza simile e ricorrente. In realtà, considerando una serie di aspetti, che ora non starò ad elencare nel dettaglio, l'ipotesi finale che siamo riusciti ad estrarre da questa visione è che in queste planimetrie si è rappresentato qualcosa di molto particolare, ma anche non tanto comune da riuscire a identificare in accampamenti preistorici, cioè è come se questa successione di mappe rappresentasse in qualche modo il rapporto dialettico esistente tra la memoria storica dei gruppi, da un lato, la profondità storica, la profondità del tempo profondo della storia, appunto, dall'altro. Quindi i gruppi che diventano metagruppi, generazioni di individui che si susseguono, che arrivano magari bambini, diventano adulti, vengono a loro volta sostituiti da nuovi individui. Il tutto però secondo una linearità. Noi non vediamo tra un accampamento e l'altro delle evidenti cesure. C'è comunque una trasformazione, perché non è sempre esattamente lo stesso identico accampamento, però
con un modello comune, però con un andamento che è lineare nel tempo, graduale. Allora, siamo arrivati alla conclusione. A questo punto, per i più curiosi, vorrei anche elencare giusto qualche riferimento attraverso i quali però poi ne potete trovare altri tramite la bibliografia, per chi volesse approfondire qualcosa rispetto a ciò che vi ho presentato. Per cui qui avete per esempio due articoli relativi al sito di Santa Croce, qui altri articoli per quanto riguarda invece il riparo allo sconosciuto. Attraverso i fermoimmagine chiaramente li potrete cercare e vedere. Nonché mi preme comunque ringraziare nuovamente tutti quanti coloro che hanno contribuito attraverso la loro azione ai risultati che vi ho potuto presentare, quindi i docenti, gli studiosi, i partecipanti chiaramente agli scavi, ma anche i comuni, Biceglie e Ginosa, che hanno contribuito attivamente allo svolgimento delle campagne, alla soprintendenza, Gruppo Scout di Biceglie e Lega Ambiente di Ginosa, e ovviamente che senza il cui aiuto in ogni caso non sarebbe stato possibile giungere a ciò che abbiamo potuto presentare ora. L'importanza quindi delle comunità locali nello svolgimento delle ricerche. E ovviamente un ringraziamento anche a chi ha contribuito a creare questo evento e a voi che siete qui ad ascoltarlo. Grazie ancora, buona serata.